Buongiorno. Siamo Biagio Mannino. Ciao Biagio, ben ritrovato. Buongiorno Graziano, buongiorno. Tutto bene? Ci stiamo Dai, insomma, a preparando? parte la pioggia che rende tutto più grigio, però. Sì, è vero. Grigio cielo, com'era cielo grigio su, cielo grigio giù, una cosa del genere. Va bene, citazioni fiscali. Senti Biagio, oggi torniamo negli Stati Uniti perché finalmente questa lunga cosa delle elezioni di midterm sono terminate, nel vero senso della parola, con risultati insomma un po' risicati, no, per quanto riguarda Biden, ma mi sembra che un leggero miglioramento c'è stato per un voto forse, non lo so. Raccontaci tu perché non abbiamo capito molto di tutto questo. Beh, la situazione che si sta vedendo negli Stati Uniti mostra che alla fine di un percorso lunghissimo di queste elezioni di midterm, perché l'ultimo seggio è stato assegnato con le votazioni del 6 dicembre, c'è stato il ballottaggio in Georgia, possiamo dire che si sono concluse. È stato un percorso anche in questo caso molto combattuto, con dei confronti molto accesi e soprattutto hanno mostrato che gli Stati Uniti non hanno cambiato assolutamente posizione rispetto alle elezioni del 2020. Grandi partecipazioni, grandi confronti, grandi contrasti, esattamente un paese spaccato in due, perché il Senato va al Partito Democratico, la Camera dei Rappresentanti va al Partito Repubblicano. In Senato inoltre c'è una differenza così minima perché sono 51 i seggi assegnati al Partito Democratico contro i 49 assegnati al Partito Repubblicano. E l'ultimo appunto seggio assegnato, quello della Georgia, ha visto il vincitore Warnock ottenere il 50,3% dei voti contro il 49,7% invece dell'avversario Walker, come a dire proprio al voto, proprio il contare scheda per scheda, perché gli Stati Uniti sono un paese che in questo momento si mostra esattamente diviso in due. Questo cosa comporta? Comporta che in prospettiva per Joe Biden le cose non saranno assolutamente semplici, perché sì, è importante aver conquistato il Senato, ma per avere una piena funzionalità nei suoi poteri era necessario avere anche la maggioranza nella Camera dei Rappresentanti. Di fatto sarà, come dire, un percorso che lo vedrà sostanzialmente affrontare degli ostacoli per i prossimi 2 anni. E quello che il sistema statunitense mostra è questa continua presenza di campagne elettorali, perché alle elezioni presidenziali sono precedute dalle primarie e poi si arriva alle presidenziali, che comportano uno sforzo assolutamente importante. Concluse le presidenziali si entra nell'attività, ma dopo 2 anni ci sono le elezioni di midterm e dopo 2 anni di nuovo le presidenziali. Insomma, gli Stati Uniti sono sempre in una sorta di campagna elettorale costante che non dà un momento di tregua. Ma quello che in questa occasione sembra è che quella campagna elettorale del 2020 non sia mai sostanzialmente finita, nel senso che quando venivano dati i risultati con la vittoria, l'assegnazione della presidenza a Joe Biden, e per Donald Trump, lo sappiamo bene, non ha mai accettato quel risultato, e da lì è continuato il tutto andando avanti fino ad arrivare appunto alle elezioni di midterm, di nuovo gli Stati Uniti che si mostrano divisi. È interessante osservare come anche in Georgia, per quanto riguardava il ballottaggio dell'ultimo seggio, il democratico Warnock non abbia voluto al suo fianco Joe Biden nella campagna elettorale. Anzi, nella campagna elettorale è sceso in campo Obama. Obama che quando si muove riesce a portare voti. Il ricordo di Obama nell'ambito dell'elettorato democratico è sempre vivo, presente ed estremamente gradito, anche se dobbiamo sottolineare quei principi yes we can delle elezioni del 2008. Insomma, poi sono rimasti, non dico disattesi, ma non hanno portato
quelle aspettative che negli Stati Uniti, che gli Stati Uniti si aspettavano. Ma in ogni caso Obama, come lo stesso Clinton nell'ambito dei democratici, è rimasto lì fortemente nell'immaginario collettivo degli elettori democratici, e quindi quando Obama entra in scena sicuramente qualche cosa di fatto va a cambiare. Warnock non ha voluto Biden e Walker non ha voluto Trump. Anche qui un altro discorso importante, come a dire che i due contendenti del 2020 in prospettiva del 2024 poi alla fine stanno cominciando a rappresentare per i vari candidati nelle varie occasioni elettorali più degli ingombri che sostanzialmente altro. A questo punto gli interrogativi si pongono, nel senso, Biden potrebbe essere effettivamente il candidato democratico? Nella maggior parte delle opinioni e delle considerazioni ovviamente sì, ma esistono dei precedenti nel passato dove un presidente uscente al primo mandato, lo stesso partito, non gradiva la sua rielezione. Ricordiamo Jimmy Carter, ad esempio, che appunto nell'80 riuscì a ricandidarsi, ma dovette passare attraverso le elezioni primarie nuovamente. Dall'altra parte, ovviamente, nel contesto contemporaneo, e Joe Biden in questo momento rappresenta sicuramente, possiamo dire con quasi sicurezza, il futuro candidato nel 2024, anche se in ogni caso l'età, 82 anni, fa scalpitare i giovani nel contesto del Partito Democratico. E, Trump, che lo sappiamo molto bene, non è mai stato gradito nel Partito Repubblicano, anzi la maggior opposizione che Trump ha avuto nel corso della sua presidenza è venuta proprio dal Partito Repubblicano. Anche questa è una cosa particolare che caratterizza questi anni nell'ambito della politica statunitense. Ebbene, Trump non ha avuto quel successo che voleva, ma resta comunque una figura che è in grado di concentrare intorno a sé i voti, perché in questo momento tutti quanti diciamo brindano alla vittoria, soprattutto il Partito Democratico, ma in realtà il Partito Democratico ha perso la Camera dei Rappresentanti ed è riuscito a conquistare il Senato all'ultimo voto. Certo, ha conquistato un senatore, prima era 50-50, adesso è 51-49, ma la sostanza poi di fatto non cambia. Non cambia. Quindi lo stesso Trump che col Partito Repubblicano vede un risultato ambiguo, perché da un lato sì, i repubblicani si affermano nel contesto della Camera dei Rappresentanti, ma quella famosa definita ondata rossa, marea rossa, che doveva conquistare un po' tutti gli Stati Uniti, di fatto non c'è stata. È stata, come detto, una campagna elettorale intensa, anche perché i risultati avrebbero portato a delle situazioni anche imbarazzanti per lo stesso Biden, ma è altrettanto vero che anche gli stessi livelli della comunicazione politica negli Stati Uniti tendono sempre ad essere più estremizzati con il passare del tempo. E, in definitiva, Biden da una parte, Trump dall'altra, forse per le due realtà, Partito Repubblicano e Partito Democratico, rappresentano più un ingombro che un effettivo, diciamo, elemento di valore. Quindi da qui a 2 anni saranno importanti i passi e soprattutto quello che faranno i due candidati nel tentativo di cercare di arrivare poi effettivamente a un confronto elettorale. Maggiormente difficile sarà il percorso per Trump, perché all'interno del Partito Repubblicano ci sono delle figure come DeSantis che ambiscono in maniera concreta e attiva a diventare i candidati per le presidenziali, ma Trump sicuramente non è una figura che si fermerà, anche se dovesse essere messo in difficoltà nelle elezioni primarie all'interno dello stesso Partito Repubblicano. Qualcuno dice che addirittura sarebbe capace di fondare un partito proprio e di candidarsi autonomamente, e a quel punto significherebbe una spaccatura vera e propria nel mondo dell'elettorato dei repubblicani. Insomma, come dice Renato Lorenzi, ne vedremo delle E ne vedremo delle belle, è vero, hai belle. ragione, hai ragione. Noi li seguiremo sempre anche grazie a te. Allora, senti, spostiamoci in un paese di cui so tu volevi parlare già da un po' di tempo, ma magari non ce n'è stata
la possibilità e il tempo, e anche oggi non è che abbiamo tanto tempo, magari incominciamo e continueremo poi la prossima settimana. Parliamo del Kurdistan. Perché il Kurdistan, Biagio? Sì, è un argomento particolarmente complesso quello del Kurdistan, un paese che c'è e che non c'è, perché di fatto esiste un territorio, esiste il popolo dei curdi, ma non esiste la sovranità, nel senso curdi non hanno la sovranità in quello che è considerato il Kurdistan, anzi quell'enorme territorio che vede poi la presenza complessivamente del popolo curdo a girarsi intorno anche ai 30 milioni di abitanti è suddiviso sotto l'amministrazione di altre realtà come quella della Turchia, dell'Iraq, dell'Iran, della Siria ovviamente, e un pezzettino di questo territorio amministrato anche dall'Armenia. Insomma, una realtà complessa, una realtà che ha sempre ambito a ottenere l'autonomia, l'indipendenza e forse anche l'unione di tutti questi pezzi che sono appunto, come detto, amministrati in maniera separata da moltissimi decenni, al punto tale che ormai lo stesso popolo curdo comincia ad assumere anche delle caratteristiche differenti a seconda, diciamo, dello stato di appartenenza nel quale vive in questo momento. Il Kurdistan è nuovamente il Medio Oriente, ma anche il ponte tra l'Europa, l'Asia centrale e l'estremo oriente, una terra assolutamente contesa in tutti i sensi, che potrebbe rappresentare anche la spinta in un senso o nell'altro per le aree limitrofe. Noi abbiamo cominciato a sentire parlare in maniera drammatica di quanto accadeva nel contesto del Kurdistan, in questo caso iracheno, perché l'Iraq, un paese estremamente difficile da poter essere gestito, tre grandi componenti in quella realtà rappresentata dagli sunniti, il gruppo del quale faceva parte Saddam Hussein, ma poi anche gli sciiti, e la contrapposizione quindi tra sunniti e sciiti, e ovviamente la componente curda. Alla conclusione della seconda guerra in Iraq, su forte volontà degli Stati Uniti, che anche quella guerra lì vollero, ricorderemo appunto quella terminologia, guerra preventiva, no? Anticipare con una guerra una possibile guerra successiva. Sì, diciamo aspetti legati più a una comunicazione politica, poi nella sostanza fu una guerra preventiva o non preventiva, ma fu una guerra sotto tutti gli aspetti, con tutte le conseguenze del caso, ma con, diciamo, l'eliminazione di Saddam Hussein e soprattutto con la perdita della funzione di tenuta dello Stato da parte della componente sunnita, l'Iraq si è trovato ad affrontare delle situazioni particolarmente importanti ma anche gravi. Ma in ogni caso la componente curda ottenne all'interno dell'Iraq una fortissima autonomia, non un'indipendenza, ma una forte autonomia, che, se vogliamo, quell'autonomia dei curdi nel contesto iracheno ha rappresentato sicuramente una spinta anche in un contesto differente per le altre componenti curde, da sempre i curdi della Turchia. Grande preoccupazione ovviamente per Tayyip Erdogan, e lo vediamo anche in questi giorni, tant'è vero che ci sono stati degli interventi militari da parte della Turchia, da parte dell'aviazione turca verso determinati obiettivi curdi nel contesto del Kurdistan siriano e del Kurdistan iracheno, e contemporaneamente Erdogan dice che non è escluso l'intervento addirittura dell'esercito per via terra nel Kurdistan siriano e nel Kurdistan iracheno. Perché il contesto si sta mostrando estremamente caotico, anche perché è il contesto del Kurdistan siriano che in questo momento rappresenta il punto cruciale del problema. E qua dobbiamo tornare indietro nuovamente a quel 2010, quando dalla Tunisia iniziava la primavera araba,
quella volontà di rinnovamento di tutto il contesto medio orientale, nord africano, e che arrivò anche in Siria, ma Bashar al-Assad ovviamente non accettava questo, e da lì tutta la guerra civile nel contesto siriano, che ha mostrato però una contrapposizione tra potenze. In quel caso lì sono intervenute da un lato la Turchia, sono intervenute la Russia, sono intervenuti gli Stati Uniti, insomma una contrapposizione nell'ambito siriano che ha mostrato in nome di un territorio, di una questione specifica e soprattutto di un uomo, Bashar al-Assad, in realtà interessi internazionali molto ampi e molto concentrati in quel territorio. Il disastro siriano, perché di questo si parla, ha portato a milioni di migranti, soprattutto in Turchia, e anche qui tutta la questione legata alla gestione dei migranti. E in questo momento la politica di Erdogan è quella di far rientrare i migranti siriani nel contesto siriano, ma nel contesto del Kurdistan siriano, e anche qua in prospettiva questo potrebbe rappresentare delle grandi problematiche. Purtroppo, Graziano, il tempo a nostra disposizione, lo dico io, è estremamente ridotto, e quindi dovremmo necessariamente fermarci, ma il problema è molto complesso e rischia di ritornare ad infiammare l'area medio orientale che, se vogliamo, dal 2020 con l'inizio della pandemia l'avevamo un po' messa da parte. Infatti, e allora, vista la complessità, magari ci ritorniamo la prossima settimana, ripartiamo da qui, se sei d'accordo. Certamente. Va bene? Salvo cose dell'ultima ora, perché non si sa mai, ovviamente, quindi archiviamo per il momento e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, quindi ti auguro un buon weekend. Grazie, Biagio. Grazie, ciao Graziano.